presentato presso la questura nissena il calendario realizzato dalla sezione di Caltanissetta della IPD, Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down, un'edizione questa in collaborazione con la Polizia di Stato. Il primo calendario invece aveva coinvolto il mondo dello sport ed in particolare la Nissa Rugby, la seconda edizione la Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Carabinieri. Per l'edizione del 2017 sono stati circa 15 ragazzi dai 4 ai 40 anni impegnati negli scatti. Un'iniziativa questa che si inserisce tra le diverse attività svolte dalla sezione nissena dell'associazione nata in città nel 2005. Per noi sono importantissime, quest'anno rinnoviamo questa bellissima tradizione di incontro con l'associazione per i portatori di sindrome di Down, perché un momento di vicinanza della Polizia di Stato a questa categoria di soggetti sono un pochettino più svantaggiati e serve anche per aprire verso la cittadinanza e per migliorare quelli che sono i rapporti di socialità che le persone bisognerebbe avere con queste persone che sono portatori di questa malattia. Quindi questa iniziativa serve veramente ad avvicinare e ci arricchisce tantissimo, peraltro, perché sono dei soggetti che a noi ci hanno tanto affetto, tanto entusiasmo, e sono delle persone eccezionali. Siamo riusciti a fare la presentazione del calendario con l'ausilio della questura nella loro sede, che per noi è motivo di orgoglio, perché comunque abbiamo già ricevuto la loro collaborazione per poter effettuare le fotografie, e oggi ci ospitano anche per poterlo presentare in una sede istituzionale importante come quella della questura. Quindi sicuramente abbiamo raggiunto anche un grande obiettivo, che è quello di una maggiore collaborazione con le nostre forze dell'ordine, che ci hanno appunto coadiuvato nella realizzazione di questo bel calendario.